Salve a tutti e benvenuti in un nuovo video di MITE E MISTERI SCP, oggi andiamo a parlare dell'scp 181 chiamato anche Lucky. Classe dell'oggetto SAFE. Questa è un'immagine di SCP-181 prima dell'incarceramento. Procedure speciali di contenimento. SCP-181: Vive nel dormitorio del personale di classe D nell'area di ricerca 12. SCP-181 è in tutti gli effetti un membro del personale con autorizzazione di livello 0. Conoscendo vagamente la natura della fondazione senza alcuna liberazione di informazioni sensibili. I ricercatori e gli addetti alla sorveglianza sono raccomandati di non isolare SCP-181 dal suo gruppo di classe D. SCP-181 deve essere trasferito in un nuovo dormitorio una volta al mese, a conta di quanto dice il regolamento di eliminazione del per personale di classe D. SCP-181 deve essere inviato a nessuna sessione di teste, nuova o chater. Memo per l'intero staff: alla luce delle recenti scoperte riguardanti le proprietà anomali di SCP-181. 181 è stato trasferito al sito 27 e è stato in confinamento solitario. Tutto lo staff all'ordine di adottare le maggiori precauzioni possibili durante l'operazione all'entrata del sito. 181 non è autorizzato ad reagire con il personale nel sito al di sotto del limite minimo per assicurare la sop sopravvivenza e sicurezza. Dottor Kunkelborn descrizione GO ex LVD 87465 e si è incarcerato per frode recidiva ai danni della Nevada Gaming Commission. Dopo il diciottesimo mese della sua condanna a vita e viene trasferito tranquillamente all'area 02 di contenimento reliquario armato, dove è stato istituito e assegnato ad un permesso di livello D. La sua prima esposizione agli esperimenti avvenne con SCP e i risultati furono sanguinosi ma quanto mai attesi. Quando LVD 65468 venne esposto all'SCP, uccise durante un raptus gli occupanti della stanza, ma SCP-181 fu risparmiato quando una squadra di risposta armata abbatte LVD 65468. SCP-181 venne eseguito nell'esperimento in compagnia di SCP-075, la settimana successiva all'incidente con SCP. Fu durante il test con i naturali effetti di SCP-181 sulla probabilità furono scoperti quando posizionato nella camera di contenimento con SCP-075 attivo al fine di misurare la sua velocità e la sua tempistica riflessiva. SCP-181 tentò di svitare SCP-075 in totale per tre volte prima che la squadra di suppressione liquidassero SCP-075. Essendo sopravvissuto a, un, a non uno, ma a due esperimenti di esposizione a casse chetere, scp 181 fu un'anomalia statistica, sarebbe stata la sua terza settimana e i suoi sette giorni completi di sopravvivenza con SCP-082, a spingere il dottor G.D. all'investigazione, e le proposte del dottor G.D. che SCP-081 stesse generando quelle anomalie statistiche senza la sua personale conoscenza del fatto. Dopo aver lanciato circa 50 monete avendo come risultato unicamente testa, ottenendo per 25 volte il numero 7 con un paio di dati ed estraendo ognuno dei 13 cuori da un comune mazzo di carte da gioco, il dottor GD ottenne il permesso consecutivo di sperimentare con SCP. Dopo aver effettuato, ottenuto 19 cerchi verdi in seguito al successo nella ricostruzione di 4 capovoltori classici di varie forme d'arte, SCP 181 ha nuovamente lanciato SCP. Quando l'oggetto rimase in posizione di riposo sul triangolo rosso, la struttura avvertì un tremore causato da un incidente con SCP-216. SCP cade su di un cerchio verde. Il rotor GD ha quindi classificato LVD-87465 come SCP-181. Riservando la cessazione di personale di cassa dimensile. mensile. SCP-181 mostra segni di influenza sulla probabilità causale intorno a se stesso, se poi involontariamente, ad ogni modo, i test dimostrano che tentativi di rimuovere le maggiori probabilità possibili rispetto ad un avvenimento riducono l'effetto di SCP-181 sull'evento. Se il video ti è piaciuto, dimmi da lasciare i mi piace e di continuare a seguire la serie. Per questo video è tutto e noi ci vediamo alla prossima.